Parleremo di un filone di film che prendono proprio il nome di Diva Film, film che vengono realizzati negli anni 10 ed è una specialità italiana. Questo non significa che il fenomeno divistico nelle altre parti del mondo non esistesse, anzi, tutto il contrario. Però i film italiani, film che avevano per protagoniste attrici come Lida Borelli, Pina Menichelli, Francesca Bertini, avevano un taglio tipicamente italiano. Infatti, la maggior parte di queste attrici arrivava da esperienze teatrali, sia Lida Borelli, che aveva un'esperienza teatrale ben consolidata, lei arrivava da una famiglia di attori, che Francesca Bertini, che comunque aveva già mosso diversi passi in teatro e che quindi aveva già una sua carriera alle spalle. Questa è un po' la differenza sostanziale che diversifica attrici come appunto queste italiane rispetto a Lillian Gish, le sorelle Dorothy, appunto Dorothy, Lillian Gish, Mary Pickford, la fidanzatina d'America, che in quegli stessi anni avevano un enorme successo in America, soprattutto grazie ai film di David Work Griffith. E quindi erano un po' quello che in America si considerava come attrici insomma, di punta, di livello. In Europa la situazione era un po' differente, sicuramente un nome per quegli anni piuttosto importante, soprattutto per i primi anni 10, era Asta Nielsen, un'attrice nordica, un'attrice che aveva un tipo di recitazione molto differente dalle attrici che andremo a vedere oggi, perché aveva uno stile di recitazione molto sobrio e considerato molto moderno. Il problema, infatti, di queste attrici italiane, Lida Borelli in particolar modo, anche in parte Pina Menichelli, meno la Bertini, era che avevano uno stile recitativo che derivava dal teatro. E questo è fondamentale perché anche la regia, anche i film, anche il montaggio, se lo vogliamo chiamare in questo modo, doveva seguire questo tipo di recitazione. Quindi vuol dire che il film veniva costruito attorno all'attrice ed era un qualche cosa di non molto comune. In America, in la grande industria del cinema, che in quegli primi anni 10 cominciava veramente a consolidarsi, era un'industria che puntava molto sulla produzione, sulla regia. Cominciavano a esserci quelli che vengono definiti dei metodi, no? Di sistematizzazione del cinema. Il cinema, dobbiamo pensare che agli inizi degli anni 10 stava cominciando, no? A crearsi una sua sintassi, perché faccio questa parentesi di preambolo, perché chiaramente il cinema esisteva da un 10-15 anni, non di più, e quindi tutto il primo periodo è un periodo che va a catalogarsi sotto quella che si definisce come l'attrazione pura, nel senso che quel cinema non andava a raccontare delle vere e proprie storie, quello che si voleva far vedere erano delle immagini, delle mostrazioni di qualche cosa che derivava anche da esperienze del precinema e che quindi erano in tutto e per tutto spettacoli. Negli anni 10 si comincia invece ad affermare quella che è la questione narrativa del cinema e quindi creare una serie di espedienti, un linguaggio filmico vero e proprio per mettere a sistema il cinema. In Italia, invece, cosa succede? Che il passaggio, il teatro è sicuramente uno dei legami principali con il quale il cinema intrattiene un rapporto e quindi se l'immagine deriva dal teatro, se il punto di riferimento è il teatro, chiaramente il montaggio viene un po' meno, perché? Perché l'idea di frammentare il corpo era qualcosa di non ben visto, soprattutto dalle attrici che venivano dal teatro. In particolar modo mi riferisco dalla Bertini, a Francesca Bertini. Qui adesso vi prendo delle immagini, visto che la nominiamo. Queste sono proprio le foto che poi venivano, che alimentano, fomentano il fenomeno divistico, perché erano un po' i gadget dell'epoca, no? Le attrici,
autografavano le loro foto e poi erano questi cimeli che venivano dati ai fan e che poi alimentarono, no, l'immagine e il fenomeno divistico. Dicevo, la signora Bertini, che poi fonderà anche una sua casa di produzione, per un certo periodo addirittura scrive sotto mentite spoglie i suoi film, proprio perché non voleva essere diretta da nessun altro che non piacesse a lei, e in particolar modo voleva che la sua immagine venisse valorizzata, e quindi sosteneva che per essere valorizzata fino in fondo non poteva che essere lei l'autrice delle sceneggiature che poi l'andavano a riguardare. Ma in particolar modo il suo modo di approcciarsi alla macchina da presa non prevedeva l'uso del montaggio, o meglio, per lei il montaggio era qualcosa da usare in modo molto, molto liminale. Perché? Perché il montaggio andava a frammentare il corpo e quindi non si poteva vedere la sua recitazione nella sua interezza. Quindi spesso e volentieri con lei si attuavano dei veri e propri piani sequenza, cioè io non interrompo mai la macchina da presa, creo una continuità narrativa e una continuità visiva, e in questo modo quella che è il fluire della recitazione non viene interrotto, ed è qualcosa di assolutamente poco cinematografico, è questo. Ma anche altre attrici, non abbiamo soltanto la Bertini che aveva questa sua esigenza particolare, i film con Lida Borelli infatti spesso e volentieri si concentrano, le immagini si concentrano in particolar modo sul corpo attoriale, ed è un corpo che freme in continuazione. Poi vedremo dei brevi passaggi di alcuni film con Lida Borelli, con Pina Menichelli e con la Bertini, per fare anche una differenza del tipo di recitazione che le tre usavano. Sicuramente Lida Borelli era quella che adottava un tipo di recitazione molto istrionico, che aveva molto a che fare con il teatro, che aveva molto a che fare con l'eccedere, e che sul grande schermo chiaramente viene amplificato il gesto, viene a oggi risulta molto ridondante. Poi assumeva in particolar modo delle pose soprannominate poi floreali, perché ricordano in particolar modo la pittura preraffaelita, ad esempio, e che erano pose che poi la contraddistinguono sicuramente, anche la chioma molto folta, l'uso di vesti, e andremo a vedere poi in particolar modo una scena di Rapsodia Satanica che è molto molto suggestiva, l'uso di vesti molto ampie andava appunto a sottolineare il corpo così aggraziato dell'attrice, un po' per certi versi vanno a ricordare quelle che erano delle danze che all'inizio del cinema avevano affascinato i primi spettatori. Io penso un po' alla danza serpentina, a Madame Fuller, e quindi alle prime rappresentazioni cinematografiche, i primi esperimenti che, e ancora più che cinematografiche, anche relative al kinetoscopio di Edison. Quindi un'idea di danza, di movimento sinuoso, anche se danza vera e propria non è, che però andava a sottolineare una gestualità elegante, una gestualità romantica per certi versi. Allora, qua vi ho portato alcune foto, anche queste foto chiaramente di scena, foto che poi venivano date al pubblico, ai fan, ed erano chiaramente foto che stavano a sottolineare la tipologia dei personaggi che poi queste attrici andavano a interpretare. Allora, Borelli sicuramente viene ricordata per film come appunto Rapsodia Satanica, Ma l'amore mio non muore, che peraltro viene girato qua a Torino e da una casa di produzione che non distava molto da questi luoghi. La Gloria Film aveva sede proprio allo scalo Vanchiglia, quindi siamo proprio in quella zona. Poi avrà appunto una breve parentesi qua a Torino Lida Borelli, perché poi si trasferirà, gli altri film saranno film della Cines, e quindi poi avrà il suo percorso per la casa romana. Però appunto, come dicevo, i personaggi interpretati da Lida Borelli sono personaggi in cui lei accentua un po' il problema della follia, dell'isteria, anche appunto con i gesti che lei va a compiere, andremo poi a vedere appunto alcune sequenze.
Nel caso invece, e qui appunto vi ho portato alcune foto di scena, vedete appunto sempre questi abiti un po' ampi che stanno un po' a riprendere, anche bianchi, spesso bianchi, che stanno un po' a riprendere questa idea di donna un po' angelicata, un po' aggraziata, sempre queste pose, ecco queste in particolar modo, poi le vedremo meglio nei film, ma queste pose un po' uniche della Borelli, che poi anche un po' svenevoli, che la caratterizzavano, tant'è vero che in quegli anni, parlo dei primi appunto anni 10, poi gli anni poi della sua fama vanno a coinvolgere in particolar modo il 13, anno di Ma l'amore mio non muore, ma poi andranno avanti fino appunto ai primi anni, prima del, insomma, poco prima dell'inizio degli anni 20, anche perché poi lei lascerà il cinema perché si sposa con un conte, quindi lascerà poi la carriera cinematografica. L'uso anche di veli, come in questo caso, poi vedremo la scena da cui è tratta questa foto, è una foto del film Rapsodia Satanica, dove l'utilizzo del velo, l'utilizzo dell'abito piuttosto ampio vanno un po' a richiamare la gestualità così eterea, così svenevole anche per certi versi, che caratterizzava la Borelli. Dicevo, addirittura, proprio perché queste sue pose erano un po' una cifra dell'attrice, verrà coniato addirittura il termine borrelleggiare quando le ragazze tendevano ad imitarla, perché uno dei fenomeni che poi è particolarmente evidente qua in Italia, ma che poi un po' influenzerà anche il resto del mondo, nel senso che lo star system nasce qua in Italia con queste figure di visti, che poi lo star system hollywoodiano degli anni 20, beh, lo conosciamo un po' tutti e quindi sappiamo un po' la portata di questi fenomeni divistici, qual è stata, ma in Italia non avevamo nulla da togliere, nel senso che appunto queste dive erano così celebri, così famose, nulla da... Sicuramente non c'erano similitudini con poi fenomeni divistici di fanatismo che ci sono stati per casi come quello di Rodolfo Valentino, ad esempio. Qui siamo un po' da un'altra parte, però sicuramente le ragazze tendevano ad imitare, no, le pose che assumevano queste dive, che erano appunto particolarmente amate. Ecco, una cosa che mi ha colpito molto e che in un documento dell'epoca si raccontava che quando queste dive camminavano per strada potevano tranquillamente fare il loro percorso senza essere assalite, cosa che invece in qualche anno dopo, e parlo dei primi anni 20 in America, non sarà poi più così. Insomma, il fenomeno della celebrità, del divismo, dello star system sarà proprio un fenomeno di fanatismo vero e proprio. Questo perché? Perché l'America ha puntato molto sul proprio star system, sull'industria dei divi, a differenza di quello che è stato poi in Italia. In Italia il fenomeno si è circoscritto in questi anni, no? Abbiamo detto dal 13 al 17-18, poi la Bertini invece andrà avanti un pochino di più e avrà poi delle esperienze anche successive al periodo del cinema muto. Invece per Pina Menichelli e Lida Borelli si concluderà un pochino prima. Dicevo, l'industria invece cinematografica italiana punta molto su queste dive, cerca di cucire addosso alle attrici i film che avrebbero portato, insomma, il pubblico a vedere questi film perché erano molto apprezzate, però non investe come investiranno invece negli Stati Uniti le majors. Per le majors, quando nei primi anni 10 cominciano a captare che se c'è quel determinato attore, il pubblico va in sala e vuole sapere tutto di quel determinato attore e chiede proprio che quel determinato attore sia diventi un'immagine pubblica a tutto tondo, e quindi chiaramente questo comporta poi degli introiti per l'industria del cinema. In Italia non si farà lo stesso, ed è un po' questa la differenza, no, dei due fenomeni. In Italia sarà destinato a morire, anche perché, e questo va detto, se il cinema italiano degli anni 10, penso a film come Cabiria, che sicuramente hanno fatto la storia del cinema e quindi la popolarità e l'importanza del cinema italiano nel mondo,
Nel successo, nell'immediato dopoguerra, quindi parlo di grande guerra, nei primi anni dal 17, 18, 19 il cinema italiano comincia a entrare in crisi e quindi non si investe neanche più molto, tant'è vero che nel decennio successivo, gli anni 20, saranno caratterizzati da produzioni che non sono così eccellenti, non spiccano, non le ricordiamo particolarmente. Questo perché appunto l'industria italiana si era un po' seduta su quelli che erano i successi del passato, i successi dei grandi film storici, quelli che avevano fatto un po' da Quo Vadis, La caduta di Pompei, Cabiria, che avevano influenzato il cinema americano, ma poi mentre il cinema americano investe sul proprio cinema, sulla propria industria, quindi si va ben oltre, in Italia ci si siede un po' perché forse non si era capito quanto si poteva, quanto fosse necessario creare qualche cosa di nuovo. E quindi se da un lato negli anni 10 abbiamo il cinema comico di Polidori, di Cretinetti, che avevano per i propri fine del 1908, 1909, 1910 e i primi anni 10 ancora erano i film che andavano per la maggiore, dall'altra parte si crea appunto questo fenomeno del diva film per creare un po' un nuovo caso, no? Per creare una nuova forma di spettacolo che attirasse il pubblico e in particolar modo creasse anche dei fenomeni legati alla moda, perché ad esempio qui la signora Bertini era un po' un'icona di stile per quegli anni, i cappelli a tesa larga erano principalmente indossati da lei, lei era poi una donna che teneva moltissimo alla sua immagine fuori dal cinema, fuori dal grande schermo, ma immagine anche sul grande schermo, tant'è vero che la collaborazione con Emilio Ghione, che l'aveva voluta per Nelly la Gigolette, Emilio Ghione è un'altra star dell'epoca, era un personaggio molto, molto particolare, che probabilmente non è certissimo sia nato a Torino, quindi sia un attore che proveniva da queste parti, e che era un po' l'antieroe per eccellenza. Lui, che di solito interpretava personaggi antagonista, personaggi un po' negativi, e che poi verrà lanciato sul grande schermo in particolar modo con il personaggio di Zalamort. Prima di Zalamort aveva appunto realizzato questo Nelly la Gigolette, che è un po' il primo film. E anche la Bertini partecipa a questo film, ma poi pare che tra i due sia nato un contenzioso, proprio perché lei non poteva sul grande schermo indossare abiti di un certo tipo che le rendessero insomma giustizia, quindi poi si allontanerà un po'. E questo c'è anche da dire che già in quegli anni lì, siamo nel 14, insomma lei aveva già un suo nome, era già insomma un marchio già, se vogliamo, Francesca Bertini, perché poi nascerà la sua casa di produzione e quindi l'immagine che vuole consolidare nel pubblico è l'immagine insomma di una donna che ha un certo stile e che può permettersi evidentemente di lasciarsi sfuggire delle opportunità lavorative per scegliere lei stessa che cosa fare. Quindi anche qui abbiamo altre pose molto di film, di insomma di foto di scena. Invece ancora prima di passare ai film farei vedere anche qualche immagine di Pina Menichelli, la quale invece è molto più vicina a noi, cioè a Torino, in particolar modo per l'esperienza che ha fatto qui alla Itala con Pastrone, con due film che vengono dopo Cabiria, uno è Il Fuoco e l'altro è Tigre Reale, entrambi sono firmati da Piero Fosco, che non è altro che Giovanni Pastrone. Giovanni Pastrone era un uomo, un imprenditore, un produttore molto 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 intelligente, che aveva capito che per far sì che i propri film potessero avere successo e avere presa sul pubblico
non aveva disdegnato di lasciare il primo posto, il posto d'onore a Gabriele D'Annunzio per Cabiria, addirittura facendo credere a tutti che il film fosse stato diretto da D'Annunzio, cosa che non era vera. Era però un'idea imprenditoriale di marketing molto acuta. Perché? Perché in quegli anni il cinema non aveva la stessa presa che ha oggi sul pubblico, addirittura era considerato per molti un intrattenimento di bassa lega, un intrattenimento per lo più popolare, quindi il cinema aveva bisogno di innalzarsi. Ecco perché nascono case di produzione come la Findar francese, che comincia a produrre più o meno nel 1908 film che traggono spunto da adattamenti, per lo più adattamenti letterari e teatrali, e poi l'Italia anche cercherà di fare la sua parte. Quindi questi due film, questo è Il Fuoco, la vediamo qua nel fuoco con questo cappello da gufo, e l'altro, e appunto anche questo è Il Fuoco, è tratto da un'opera di D'Annunzio, e Tigre Reale invece è tratto da un'opera di Verga. Il personaggio di Pina Menichelli, a dispetto invece di quelli di Lida Borelli, sono personaggi da femme fatale, da vamp, quello che in America era incarnato, il ruolo che era incarnato da Teda Bara, che è stata la prima vera e propria vamp nella storia del cinema. Questa è un'immagine tratta dal Fuoco insieme a Febo Mari, che poi diventerà un regista e sarà lui poi a dirigere La Diva per eccellenza, ovvero Eleonora Duse, nell'unico film del 19 Cenere, che però non avrà purtroppo il successo che si aspettava sia la Duse che lo stesso Febo Mari. Dicevo, la stessa Pina Menichelli un pochino sembra, no, venire a metà tra le due, Lida Borelli e Bertini, perché se da una parte appunto assume queste pose da femme fatale, da donna seducente, da donna da felino, anche da rapace, come l'immagine del copricapo a forma di gufo, che ricorda un gufo e quindi la rapacità, dall'altra parte però assume queste pose come quella in basso, un po' svenevoli anche lei, che ricordano un po' quelle della Borelli. Invece la Bertini aveva un tipo di recitazione che fra tutte era il più moderno, nel senso che Francesca Bertini aveva uno stile molto più sobrio, passatemi questo termine, nel senso che lavorava un po' sull'economia gestuale. Questo significa che invece di fare gesti esagerati, come vedremo poi, che al cinema non andavano tanto bene. Ma perché non andavano tanto bene? Perché la macchina da presa aveva la possibilità di avvicinarsi. Questi gesti tipicamente teatrali andavano bene per il teatro, perché a teatro chiaramente lo spettatore non poteva stare vicino all'attore, quindi aveva bisogno di questi gesti molto sottolineati, molto esagerati, per poter intuire, no, lo stato d'animo dell'attore. Al cinema capiamo bene che è tutto diverso. Fin dai primi anni, i primi piani che vengono utilizzati appunto, per i primi piani che vengono utilizzati appunto, si parlava addirittura di mostri, di mostri, quando non dico che ci si avvicinasse a un primissimo piano della faccia, ma anche soltanto il busto, per i primi spettatori era un po' una visione mostruosa, perché ci si avvicinava tanto alla persona e non si era abituati. Per cui questi film italiani sono un po' una via di mezzo. Sicuramente il fatto di lavorare molto sul corpo, lavorare molto sulla dimensione intera del corpo e un po' meno sul primo piano vero e proprio come quello dei film americani, sicuramente aiutava. Però comunque a usare un gesto teatrale anche in campi molto lunghi faceva un po' sorridere. Ecco, la Bertini lavora invece su un'economia gestuale, cioè non esagera nell'utilizzare i gesti, li trattiene, è un modo anche per andare a lavorare un po' di più sulla parte emotiva, sulla parte interiore, sulla psicologia del personaggio. È un modo un po' più moderno, perché poi l'economia gestuale, l'essere, lavorare per sottrazioni di gesti sarà tipico di un cinema americano. Penso ai volti, alla dimensione microgestuale che utilizza Lillian Gish in molti film
di David Work Griffith, cioè un'emozione che arriva lentamente per pochi, attraverso pochi tratti, pochi gesti, pochissime espressioni del viso, e quindi un po' più moderna da questo punto di vista rispetto ad altre attrici. Dicevo che è stata in particolar modo Asta Nielsen a iniziare questa tradizione, se vogliamo così chiamarla, della recitazione più moderna con un film come L'Abisso, un film dell'11, ed è un film che sicuramente ha stravolto un po' l'idea di recitazione. Primo film, peraltro, di Lida Borelli questo, e che poi sarà appunto un grande successo insieme a Mario Bonnard, un attore che Petrolini prenderà in giro con il personaggio di Gastone. Il personaggio di Gastone nasce da una pantomima, da una così una presa in giro di Mario Bonnard, che era il, diciamo così, un attore un po' svenevole anche lui, se vogliamo, per certi punti di vista, e che in quegli anni andava molto, che era molto molto famoso. Quindi Lida Borelli lavora con lui per Ma l'amore mio non muore, ma sicuramente il personaggio importante qui è lei. Tutte queste attrici rappresentavano dei tipi, delle tipologie di personaggi, quindi abbiamo detto che Pina Menichelli era più per il personaggio della donna fatale, Lida Borelli invece era più per la donna appunto più affetta da isteria e quindi più anche fragile da questo punto di vista. Dall'altra parte invece abbiamo la Bertini, che interpreta varie tipologie, varie figure femminili, dalla donna borghese, quindi altolocata, della signora dalle camelie, ad esempio, a figure un po' più popolari come quella di Assunta Spina, che vediamo qua. Francesca Bertini sarà poi l'unica che non cederà ai riflettori e non cederà alla sua immagine sul grande schermo, e ancora dopo il periodo di grande notorietà degli anni 10 continuerà la sua carriera, addirittura poi parteciperà a 900 di Bertolucci, quindi comparirà poi da veramente anziana in questo film. Lei è nata nel 1882, quindi insomma aveva la sua età, però in ogni caso continuerà. Mentre Borelli e Menichelli, un po' appunto per esigenze di vita privata, un po' perché forse erano riuscite a fare un po' una previsione di come appunto il Viva Film fosse arrivato a esaurirsi e che quindi non conveniva più, no, continuare a recitare nei film, un po' come aveva deciso di fare Greta Garbo, che aveva lasciato insomma ancora quando era molto famosa e molto apprezzata. Ecco, queste non erano le uniche dive, queste erano sicuramente le donne più, i nomi più celebri all'epoca, ma non erano le uniche dive, perché penso ad esempio a Italia Almirante Manzini, che lavora in Cabiria e poi comunque sì, avrà una sua carriera anche successiva. Penso ad esempio a Lida Gis, che era la moglie di Gustavo Lombardo, madre di Goffredo. I Lombardo poi sono stati quelli che hanno aperto la Titanus, che apre i battenti nel 1904 a Napoli, poi si trasferisce a Roma e diventerà una delle case di produzione più importanti. Cito solo qualche titolo, da appunto Rocco e i suoi fratelli a Il Gattopardo, Il Bidone di Fellini, insomma titoli che poi hanno fatto la storia del cinema e hanno fatto conoscere l'Italia nel mondo.
Lida Gis, la moglie e madre, era un'attrice di cinema muto, era un'attrice che non aveva la stessa, diciamo così, la stessa fama della Borelli o di Francesca Bertini o di Pina Menichelli, però comunque sia ha anche lei lavorato in quegli stessi anni. Di rimando invece per la controparte maschile, quelli erano gli anni di Maciste, per cui sicuramente se da un lato i film con le dive spopolavano, dall'altro il genere che era molto apprezzato era il genere dell'eroe, da Maciste a Spartaco e quindi tutti questi uomini forzuti che chiaramente sul grande schermo venivano particolarmente apprezzati perché erano sicuramente film che raccontavano delle storie, ma in particolar modo era interessante vedere le gesta eroiche e quindi tutto lo spettacolo che ci poteva essere dietro. Emilio Ghione, che ho citato prima, invece era l'antieroe. Perché? Perché era molto magro e quindi non avrebbe potuto recitare nei film dei grandi eroi, e quindi si crea una figura da antagonista, una figura che inizia come villain e poi per andare avanti col personaggio di Zalamor, che diventerà molto celebre come Apache, e con questi film di spionaggio, con questi film insomma che hanno un po' una tradizione che non è italiana ma che deriva evidentemente da film francesi di quel periodo, da Fantomas alle Vampire, che era un serial francese molto molto apprezzato in quegli anni. Sicuramente anche in Italia però, al di là dei diva film, si affermano le serialità, le prime forme di serialità, cioè di questi film che avevano, insomma, erano un po' appuntate, un po' come noi oggi siamo abituati a vedere le TV, i serial televisivi. All'epoca invece c'erano appunto dei personaggi che prendevano molto, poteva essere il personaggio di Maciste che abbiamo appena citato, il personaggio di Zalamor, e quindi si realizzavano film che avevano appunto, che ruotavano attorno alla figura dell'eroe e il serial poi insomma avrà tutta una sua tradizione, non solo al maschile ma anche al femminile. Ma in Italia questo non, le eroine femminili non si affermano particolarmente, diciamo che la controparte femminile è data esclusivamente dal diva film. Le attrici del diva film, che poi appunto come ho accennato avevano case di produzione loro, erano donne che comunque sia ci tenevano a dare un'immagine di donna indipendente, di donna almeno sul grande schermo, di donna che sapeva gestire, in particolar modo la Bertini, sapeva gestire anche situazioni non sempre facili. Poi nelle loro vite private invece, come dimostrano Borelli e Menichelli, invece non riuscivano a tenere testa quell'idea, quell'immagine femminile di donna indipendente, perché lasceranno tutte e due il grande schermo proprio per ragioni familiari e perché si erano sposate, quindi il marito aveva preteso che abbandonassero la carriera artistica. Non sarà così, appunto, ci tengo a sottolinearlo, per la Bertini, ma anche perché in Italia poi con l'avvento del fascismo l'ideale femminile cambierà, e quindi se in America lo star system aiuterà sicuramente a creare dei modelli femminili di donne più indipendenti, di donne che comunque riescono anche fuori dal loro nucleo familiare ad avere una propria vita e a potersi anche talvolta proprio mantenere, quindi non erano solo modelli fittizi del grande schermo, ma poi nella realtà c'erano degli esempi reali. In Italia questo appunto poi non sarà possibile. Io avrei concluso, se avete domande, se no ci salutiamo. Va bene, vi ringrazio.